In che condizioni psicofisiche arriva la squadra a questo appuntamento? Beh, sicuramente meglio delle ultime due settimane. Abbiamo lavorato bene questa settimana e quindi credo che la squadra sia pronta per affrontare, credo, la formazione più forte del campionato. E i calciatori sono recuperati, è chiaro che non sono nella migliore condizione loro e quindi dovrò valutare bene dopo la rifinitura di domattina le scelte da fare. Mister, ritengo questo è un appuntamento che si prepara da sé, però volevo sapere se lei ha detto qualcosa in particolare sui ragazzi per preparare questa sfida. No, io più che altro sono stato contento della settimana di lavoro in campo, che è quello che voglio. Di particolare nulla, se non il fatto di ribadire la ferma volontà di andare a giocarci tutte le partite, di avere questa squadra che affronta l'avversario a viso aperto, a prescindere dal nome, che si giochi le partite con l'intento di essere protagonista. Ed è quello che vorrò vedere domani a Lecce, anche se so che è una partita difficilissima, contro una squadra che sta bene e che sicuramente sarà spinta da un pubblico importante, in uno stadio importante, quindi voglio vedere un Bisceglie con personalità. Liverani è l'allenatore del Lecce da pochi giorni, da calciatore lo ricordiamo tutti, tecnica sovraffina, ma da allenatore quali sono, dove il Bisceglie può pungere Liverani e Lecce? Quali sono i punti di forza e quali invece, secondo lei, i difetti di questo Lecce? Ma i punti di forza è di una squadra che gioca insieme praticamente quasi da 2 anni, hanno messo dentro 3 o 4 giocatori importanti, è una squadra fortissima nelle individualità e adesso con il nuovo allenatore sta praticando un calcio diverso rispetto a prima. Io credo che sia la squadra più forte del campionato e che sicuramente lotterà fino alla fine per vincere questo campionato. Però, come ho detto, a prescindere da questo, mi aspetto che i nostri calciatori vadano in campo decisi e determinati a giocarsela a viso aperto per tutta la partita. Mister, nell'ultima partita abbiamo visto una difesa un po' in difficoltà. L'attacco del Lecce è un attacco importante, con dei nomi importanti. Che cosa si aspetta dai suoi difensori? Che cosa si aspetta dalla squadra in un momento, diciamo, abbastanza difficile? Sì, mi aspetto una grande prestazione. È chiaro, contro queste squadre, contro questi calciatori non ti puoi permettere il minimo errore, quindi dovremo stare attenti, concentrati, decisi, sia nelle situazioni individuali, sia nelle situazioni di reparto che di squadra. Noi dobbiamo fare una grande partita per prendere punti a Lecce ed è quello che vogliamo fare. Per alcuni giocatori di questa squadra è una partita particolare, penso a Partipilo che è varese, ma forse lo è anche per alcuni atleti stranieri abituati ai palcoscenici della Serie A. Può aiutare il fatto di andare a giocare in uno stadio importante come il Via del Mare? Io me lo auguro, i ragazzi sono ragazzi svegli, sanno chi affrontano, dove lo affrontano, il blasone della squadra avversaria e quindi come sempre sono preparati bene. E poi, come hai detto te, per alcuni è una sorta di derby, però a prescindere da questo, quello che mi aspetto, lo ribadisco, di vedere la squadra con grande personalità e che vada a giocarsi la partita nel miglior modo possibile. Qualche variazione può essere prevista anche in funzione del fatto che il Lecce è difficile aver trovato squadre che giocano con trequartista in queste prime 4 giornate, quindi Lecce gioca con il trequartista, questo potrebbe cambiare qualcosa? Qualcosina può cambiare, sì. Vedremo. Però sicuramente è chiaro che contro squadre come Lecce devi pensare bene a come affrontarli, perché, come ho detto prima, hanno calciatori forti in tutti i reparti e quindi dobbiamo cercare di mettere su una squadra che ci dia le massime garanzie sotto tutti i punti di vista. Possiamo concludere dicendo che forse questa è
la prima prova dopo 4 partite di campionato, questa è la prima prova di maturità anche sotto il profilo caratteriale per la squadra, visto lo stadio di un certo tipo e l'avversario costruito in maniera spudorata per vincere il campionato, qual è il Lecce? No, perché per me non sarà né la prima né l'ultima, perché poi ci avremo la Juve Stabia in casa, sarà un'altra prova, l'Agrigento fuori sarà un'altra prova, quindi siamo consci di essere una squadra nuova, di avere iniziato un percorso che vogliamo portare avanti con tutte le nostre forze, sappiamo dove dobbiamo arrivare e quindi ogni partita rappresenta e rappresenterà un banco di prova. È chiaro che quella di domani sarà un banco di prova diverso rispetto ad altre partite, però comunque dovremo acquisire prima possibile quella coesione di squadra, quella furbizia, quell'attenzione, quel conoscere il campionato, i calciatori di questo campionato in modo ottimale proprio per superare tutti questi banchi di prova. Mister, adesso il Bicelli ha chiesto da 3 partite nel giro di una settimana, quanto sarà importante preservare le energie e se magari ci si può aspettare anche qualche sorpresa, se non domani, già martedì, in formazione? Intanto pensiamo a domani, martedì è lontanissimo, anni luce, e non posso assolutamente pensare di preservare la minima energia in una partita come quella di Lecce. Dovremo mettere una squadra in campo la migliore possibile per questo tipo di partita, una squadra che non lesini un goccio di energia, perché come ho detto prima, per uscire indenni dal campo di Lecce bisogna fare una grandissima partita sotto il... Siamo come Bayern.